Bene signori, buonasera a tutti da parte di Pietro Pascello per Uptrend Advisory e Trend Online che organizzano questo appuntamento pomeridiano con un brevissimo briefing sull'andamento di Piazza Affari. Ci ritroviamo anche oggi con un mercato azionario che ha, diciamo, ha realizzato un bel colpo di reni, Piazza Affari in prossimità oramai di livelli tecnici particolarmente interessanti. Sarà un commento molto breve a cui farà seguito come ogni mattina il nostro approfondimento di un'ora. Sempre gratuito, se avete intenzione di partecipare, questi sono i nostri riferimenti. È un prodotto che sviluppiamo sempre in collaborazione con Trend Online alla luce di una gestione di segnali operativi sull'Azionario Italia che ci sta dando diverse soddisfazioni. Anche oggi, infatti, andremo a parlare di quella che è la nostra attuale composizione di portafoglio. Eccola qui, la vedete. Siamo ancora long su Banco Popolare, Saipem, Atlante, Intesa San Paolo, Azimut e Banca Popolare Emilia Romagna. L'unico stop subito in settimana, purtroppo, è stato su STM, un comportamento assolutamente anomalo di questo titolo. Però, come vedete, soprattutto la performance di Banco Popolare si appresta ad essere davvero molto interessante. In leggera controtendenza, e onestamente mi aspettavo di più Saipem, ma adesso andiamo a vedere i titoli nella loro sintesi uno per uno e cerchiamo di capire perché queste perplessità su Saipem stessa. Partiamo sicuramente dal FTSE MIB, quindi dall'indice generale di Piazza Affari. Come vedete ha un andamento molto regolare, ha rispettato la zona supportiva dinamica di breve termine, che è quella che appunto vi sto enfatizzando in questo momento. Una tenuta sostanzialmente molto interessante perché è arrivata quando tutti oramai davano per spacciato l'indice, allorquando ha mollato la soglia psicologica dei 21.000, dei 21.000 punti. Era una soglia con nessuna valenza in termini grafici e come tale infatti è stata lavorata. Fondamentale per domani l'approccio nuovamente sotto resistenza, area 21.400, 21.350 rappresenta sicuramente il punto da valutare con grandissima attenzione. Per precisione direi, scusatemi, rettifico, area 21.250. Sopra 21.250, come vedete anche da questo grafico, si ripristinerebbe uno scenario long particolarmente potente. A conferma di questa situazione, anche il FTSE bancario, che seguiamo da tempo con grande interesse ed attenzione, ha finalmente realizzato il breakout di questa resistenza tecnica, ve ne abbiamo parlato anche in precedenti approfondimenti. Ci siamo portati, direi con buona agilità, al di sopra di area 14.650 e anche qui la proiezione, il prossimo target è in area 15.700-15.750, dove transita una vecchia area di resistenza che in questo caso dovrebbe fungere da supporto. Quindi operativamente parlando, prosegue la marcia potenzialmente rialzista di Piazza Affari. Ancora una volta avallata da un buon posizionamento dei bancari. Andiamo quindi a guardare nello specifico il portafoglio, quindi quello che abbiamo attualmente in essere, su cui ovviamente ricade la nostra attenzione. Partiamo subito con Banco Popolare, vediamo un po' come si sta comportando, più 0,83 oggi. Abbiamo una proiezione rialzista almeno in area 13,80-13,85, quella è la zona che ci piacerebbe, fra virgolette, raggiungere, poi vedremo se il tempo ci darà ragione. Ha cambiato il titolo leggermente angolo di ascesa, quindi ha recuperato una dinamica ascendente leggermente più accettabile, pericolosamente vicina alla zero line del CCI, quindi pronti anche a tagliare via la posizione su cui abbiamo quasi 6 punti percentuali di guadagno, ma ripeto, se Piazza Affari continua nella sua marcia di recupero, l'aspettativa è per andare ad approcciare questa resistenza così evidente in area 13,75. Ripeto, sotto area 11,80 sarei dell'avviso di tagliare la posizione, viceversa, finché resiste questa dinamica rialzista, cerchiamo di portarla verso area 13,75. Un altro titolo in portafoglio è Atlantia, che oggi realizza un buon 1,85% di rialzo e anche qui lo vedete da soli, la soglia di tecnica che domani andremo probabilmente a testare è area 20,50-20,55. Anche in questo caso il ragionamento è molto basico, molto semplice, probabilmente per questo funziona. Abbiamo una bella base supportiva in area 19,40 su cui il titolo, come vedete, ha reagito più volte. Anche in questo caso ci siamo mossi prima, abbiamo visto l'indice che ha mostrato una forza relativa molto buona e cercheremo domani di testare area 20,56. Potenzialmente è una zona di take profit in un trading di breve, tecnicamente parlando mi spero e auspico che venga violata perché vorrei realizzare ancora più gain su questa posizione. Dal punto di vista tecnico, fino a quando ci manteniamo sopra 19,40,
Il titolo rimane progressivamente e potenzialmente molto rialzista, anche perché, allargando lo scenario di riferimento, potete notare la valenza di questo supporto dinamico di lungo che noi di Uptrend stiamo marcando oramai da tanto tempo. Siamo entrati long allora quando abbiamo verificato per l'ennesima volta la tenuta di questo supporto 1, 2, 3 punti di contatto. Questo è il quarto e recentemente c'è stato il quinto su cui abbiamo deciso di andarci a riposizionare al rialzo, quindi un disegno tecnico davvero molto gradevole per quanto riguarda Atlantia, su cui confidiamo tanto. Dopo Atlantia abbiamo Azimut, un modesto 0,35 oggi, ma sapete tutti che dopo una fase di grande lateralità il titolo è esploso come una molla, lo dico spesso, non vi annoiate della lateralità, è sempre propedeutica, grandi spunti direzionali, è successo anche in questo caso ed Atlantia qualche giorno fa, vado a zoomare un po' sulla sezione, ha messo a segno un rialzo veramente considerevole. Assolutamente fisiologica questa fase di lateralizzazione, potete immaginarla come un movimento digestivo, così come assolutamente normale attendersi che il titolo prosegua la sua ascesa verso area 21,50. In questa zona potremmo ipotizzare delle prese di beneficio. In ogni caso, fin quando il titolo, in un'ottica magari un po' più di lungo termine, si mantiene sopra area 18,70, va assolutamente tenuto in posizione. Dopo Azimut, Banco Popolare, anche qui siamo ancora in posizione long, vi dicevo, lo aspettiamo in area, in questa zona qui, in area 13,70. Popolare Emilia Romagna ci ha fatto un po' soffrire, abbiamo anche sfiorato lo stop loss, però vedete, sembra aver virato verso l'alto, si sta muovendo peraltro avendo realizzato un movimento di pullback rialzista quasi perfetto, mi riferisco a questa dinamica che ora vi evidenzio. Quindi violazione al rialzo dell'area di resistenza, testa al ribasso della stessa e da qui potrebbe partire una dinamica ascendente che dovrebbe portare il titolo verso area 7 euro per azione, successivamente 7,15-7,20. Anche qui manteniamo e confermiamo il nostro posizionamento long, anche se come vedete dall'ultima candela di chiusura di oggi il titolo ha palesato un po' di debolezza nella fase finale della giornata. Stiamo a vedere. Dopo questo settore, un'occhiata doverosa a Intesa San Paolo, su cui continuo a riporre grandi aspettative, e a mio parere il bancario meglio strutturato a livello grafico-tecnico. Mi aspetto che prosegua la sua marcia in questo canale rialzista di medio-breve termine. Come vedete, si è mosso con grande precisione all'interno dello stesso, e adesso l'aspettativa è di vederla tornare in area 2,45. La manteniamo in posizione long, anche qui la Zero Land CCI si avvicina e non sarebbe un segnale gradevole, ma in ogni caso, fino a quando il titolo si mantiene sopra area 2,26, va mantenuto in posizione rialzista. Un cenno finale fra i titoli in portafoglio sotto la lente a Saipem, che sta un po' tradendo le aspettative, oggi ha messo a segno un ribasso del 2,82%, è un po' la voce fuori dal coro. Anche qui si vede meglio su dinamica 24 ore, vi faccio vedere per quale motivo l'abbiamo tenuta sotto la lente. Lavoravamo sulla ipotesi di una tenuta, chiaramente, scusate, sull'ipotesi di una tenuta di questa dinamica rialzista di medio-lungo, come vedete oggi viene compromessa, quindi probabilmente il titolo in questo caso è da mollare e da stoppare senza starci a pensare più di tanto. Bene, spero che anche oggi queste poche parole siano di vostro interesse, soprattutto utili per portare avanti le vostre operazioni. Vi ribadisco l'importanza che l'indice prosegua nella sua marcia di accumulo e riesca a superare magari già nella giornata di domani area 21.250. Se ciò accadesse, non escluderei nuovi ritorni verso area massimi relativi. Viceversa, soglia di pericolo oramai sul nuovo supporto dinamico che vi si è venuto a configurare, quindi una soglia di pericolo che scatta sotto area 20.250, come vedete, un trading range che comunque resta abbastanza interessante. Per approfondimenti, per informazioni e soprattutto se siete interessati a partecipare alla nostra rubrica quotidiana di un'ora ogni giorno alle 9:30, relativa appunto a un'ora di chiacchiere e di analisi su Piazza Affari, questi sono i nostri riferimenti, scriveteci o chiamateci direttamente e sarete inseriti nel database delle persone a cui arriverà puntualmente una password di accesso. Grazie ancora a tutti, buon proseguimento di giornata e soprattutto grazie a Trend Online per questa opportunità.